Il servizio è offerto dalla Parafarmacia Torello. Parafarmacia Torello, favolosi sconti su tutti i reparti. Ortopedia sanitaria con convenzione ASL su tutto il territorio. Articoli per infanzia e premaman. Parafarmacia Torello, via Maiella 14 a Casalinco Contrada. Dopo l'epopea calcistica e la rapida ascesa fino al campionato di eccellenza, Casalinco Contrada e il calcio hanno avuto una crisi di rigetto culminata inesorabilmente in un graduale ridimensionamento e nell'inevitabile fine. A distanza di qualche anno, sulle ceneri di quell'esperienza tutto sommato positiva, il calcio casalese si riaffaccia alla ribalta con rinnovato entusiasmo, ripartendo dalla terza categoria. Il turno inaugurale propone la sfida interna con il Caporosso, che i ragazzi di Mister Rossi non vogliono steccare in alcun modo, anche per non spegnere sul nascere il ritrovato entusiasmo della nutrita tifoseria presente sugli spalti dell'impianto casalese. La sfida, che assomiglia vagamente a un vero e proprio monologo, prende avvio col traversone dalla destra che non viene sfruttato adeguatamente da D'Alessandro. Poco male, perché al sedicesimo il risultato si sblocca per opera di De Luca, che si avventa con destrezza su una corta respinta della difesa ospite e non ci pensa due volte per scaraventare la sfera nel sacco per il tripudio del pubblico di casa. Al ventesimo Matteo Armellini deve compiere un mezzo miracolo per azzerare la bordata di Bonelli e sulla successiva ribattuta deve ringraziare Dorazio e Castriota, che si ostacolano a vicenda vanificando la giusta opportunità a porta incustodita. La gara si chiude virtualmente già al 38esimo, quando lo stesso Bonelli va a segno lasciando di sasso alcuni difensori avversari e dal limite fa partire un rasoterra imprendibile per il malcapitato Armellini. Dall'altra parte il suo omologo Orlandi giustifica la sua presenza tra i pali, annullando l'insidioso piazzato del guardiese Marcello Di Crescenzo. Il sipario cala definitivamente al 41esimo quando Melena infila Armellini con un pregevole diagonale che va ad infilarsi nell'angolo opposto, lì dove l'estremo guardiese non riesce ad arrivare. La frazione si chiude con l'ultima offensiva dei padroni di casa, che stavolta con De Luca non riescono a centrare lo specchio della porta. Ripresa delle ostilità che offre in pratica lo stesso Copione, anche se con minore intensità agonistica, giustificata ampiamente dal risultato già acquisito che va a rimpinguarsi già nelle battute d'avvio. Il poker casalese è preceduto dal tentativo ospite di Sanna, che permette a Orlandi di giustificare la sua tranquilla domenica tra i pali. La quarta rete dei padroni di casa va in scena al nono per opera di D'Alessandro, il quale viene favorito dalla fortuita deviazione di Massimo Colasante, che si rivela determinante per mettere fuori causa il proprio portiere. Al ventesimo il risultato si stabilizza sul definitivo 5-0, che viene concretizzato dal neoentrato Montanaro, il quale sorprende la retroguardia ospite scattando sul filo del fuorigioco e scavalcando infine Armellini con un perfido pallonetto. Il Caporosso cerca di chiudere la gara nella maniera più onorevole possibile, ma non trova la rete della bandiera cercata inutilmente da Francesco Colasante e Adorante. Abbiamo qui Colasante Fernando, presidente del Caporosso. Oggi un 5-0, la partita era combattuta, abbiamo visto più Casalinco Contrada che Caporosso oggi. Sì, innanzitutto devo complimentarmi con il Casalinco Contrada perché è di categoria superiore. Per noi il campionato comincia domenica, anche perché siamo una squadra giovane, stiamo cercando di inserire 5, 6, 7 ragazzi nostri che vengono dalla Juniores, quindi non è preoccupante per noi il risultato. Ripeto, Casalinco Contrada è da categoria superiore, complimenti. Per noi comincia domenica prossima il campionato. Ecco, il Caporosso che obiettivi si pone per questa stagione? Valorizzare innanzitutto questi ragazzi. Siamo diciamo, sia la dirigenza che i giocatori siamo tutti Caporosso e dintorni, quindi di fuori non c'è nessuno. L'obiettivo nostro è, ecco, crescere questi ragazzi e fare un campionato tranquillo di metà classifica e prenderci qualche bella soddisfazione con qualche squadra superiore. Presidente Massimo Di Donato, quest'oggi un 5-0 che riassume brevemente quali sono le intenzioni di quest'anno?
Beh, diciamo che abbiamo una nuova società e una nuova squadra che onestamente si è preparata molto molto bene per questa prima partita e abbiamo visto dei risultati. Onestamente puntiamo ad avere una buona classifica e spero che questo sia un buon presupposto e un buon inizio. Vediamo cosa accadrà in seguito e speriamo bene. Ecco, il Casalingo Ndrate è tornato alla ribalta dopo qualche anno di assenza, come ci dicevano. E quindi sono tutti ragazzi del posto o avete puntato a un mercato che si allarga anche sul territorio? Diciamo che abbiamo ricominciato tenendo conto di tutte le realtà che sono presenti nel paese, quindi il mercato è stato incentrato su quello che abbiamo, sul posto. E penso che quest'anno possiamo affrontare il campionato benissimo con quello che abbiamo in casa, senza preoccuparci. D'Orazio Archimede, vicepresidente del Casalingo Ndrate. Abbiamo poco fa parlato con il presidente. La squadra è stata formata da tutti i giovani del posto, ma qual è il vostro obiettivo? Innanzitutto vorrei dire che la nostra prerogativa era fare qualcosa per il nostro paese, perché vivere di non calcio negli ultimi 3 anni non è stato affatto facile. Infatti tutti i nostri ragazzi erano migrati nelle varie società sportive nei paesi qui vicini. E quindi diciamo che noi abbiamo cercato nel nostro insieme di riportare questi ragazzi per il bene della cittadinanza. Noi cerchiamo di divertirci, ce la viviamo domenica per domenica. È chiaro che sarà un compito arduo quello di fare sempre il risultato, però noi ce la mettiamo tutta perché diciamo che la società si sta impegnando molto in questo, ecco. Mister Rossi, analizziamo il punto della partita. Molto Casalingo Ndrate in campo. Sì, prima di tutto mi preme ringraziare la vostra emittente perché per noi che facciamo calcio nella categoria più bassa della nazione, rivedersi poi lunedì in televisione è sempre una grande soddisfazione e di questo vi ringrazio. Sulla partita c'era tanto entusiasmo, la vigilia e questo ci poteva anche essere contagiati da tanta euforia. Invece la squadra ha interpretato benissimo la partita. Non avevo dubbi perché è un gruppo veramente speciale. E siamo riusciti a regalare una gioia per la prima gioia a questi fantastici sostenitori. Ecco, lei che è la guida tecnica di questa squadra, cosa pensa, a fine campionato, quale potrebbe essere il vostro obiettivo? Ma io come dico sempre, l'ho detto dall'inizio, lo dico sempre alla squadra, l'ho detto alla società, l'obiettivo principale nostro deve essere quello di non passare inosservati, quindi insomma di farsi ricordare un po' quando andiamo in giro per i campi, per la lealtà, per il rispetto degli avversari. Se possiamo anche per il bel gioco, dai, oggi siamo riusciti. Abbiamo qui il capitano Bonelli, analizziamo il gruppo. Com'è questa squadra? Allora, il gruppo, che c'è da dire? Siamo praticamente amici tutti i giorni e questo è quello che volevamo a Casale, raccogliere tutti i ragazzi di Casale e il gruppo pieno. Poi viene da sé, è matematico che la sera vieni qua, ti diverti, è la cosa principale per queste categorie, credo. Questi ragazzi quindi si sentono partecipi della squadra e come la vivono all'interno dello spogliatoio? Assolutamente, perché erano diversi anni che mancava il calcio a Casale, quindi appena abbiamo sposato questo progetto erano tutti entusiasti di partecipare alla causa, quindi non vedevano l'ora di rifare calcio a Casale e ti ripeto, ogni allenamento è una festa.